Bella vecchi stronzi, siamo i Trapani e siamo tornati qui con un nuovo video oggi sulle chat sex. Sulle sex, sono un uomo sex chat, capito? Trapani sex, fermo! Dobbiamo contattarlo, bello trapanese. Sei un vecchio trapano. Oh, fermo, questo lo contattiamo, Romano XF. Ciao, sei di Roma? Ah, bello trapanese ci ha risposto, sono un giovane con un trapano grosso. Dimmi che sei un vecchio trapano. Sì, te? Anche io. Zona. Mamma mia, raga, questo lo mandiamo in giro per Roma, fermo. Sei donna, no? Certo che sono donna. Poi uno vede il video, vedo, scrive, certo che sono donna. Passivo per gli attivi incontro su serie. Cerco qualcuno che possa stampare le foto di mia moglie e innaffiarle per bene su Kick o Skype. Che cazzo? Ma che cazzo ordi? Siga tra quarantenni? Capito, uno dice hai cazzo... no. Hai cazzo dritto. Ingoio tutto. Pure questo, cioè. Tutto ieri, se via. Come sei di fisico? Ho una terza media. Perché il liceo non ho mai fatto. Abbondante. Pivene. Incestuoso. Sottomessa in casa dai tuoi figli. Già. Mi hai scoperta. Così a caso. Mario! Ma Mario! 23 centimetri ti faccio male. Sei rude. La schiava di casa, la dolce mamma, usata e abusata dai tuoi figli padroni. Ma che perversioni c'ha la gente? Ti sfondo Roma! Dove e quando? Oh, mandiamo questo, mandiamo questo e quell'altro e insieme. La vedo c'è il Roxana, sì, pure io. Saresti montata in prima e mezzo tutti i giorni, mamma, senza pietà. Che figlio birichino. Sempre cazzo piattato, violento, durissimo e cattivo nel taglio della tua povera passera gonfia, mamma. E tu in lacrime. Ma hai, non è normale. Ma hai fatto i compiti? Se no, ti do le botte. Lui si diverte pure, sì, a sì. Gallo, capito? Saresti costretto a stare in casa sempre in gonna alzata, con l'anta alle ginocchia, figa pelata e titte di fuori dal reggiseno. Sono io a rimetterti in riga, mamma. Mamma mia, quanto cazzo è malato. Oh, mi metti la riga. Ma che figlio, porca. No, ti monti in figa senza pietà e scordati le precauzioni, me ne frego se rimani incinta. Questo si è visto troppi porno, regà. Scusa. Non ti scusi. No, no, niente. Tranquillo. Perché gente... Scusa. Scusa. Ciao puttana. Ciao... Coglione. Ciao coglione. Oh, ma ha fatto rosicà. Anni. Più di te, coglione. Federico. Disubbidiente. Disubbidiente. Disubbidiente, sì. Birichina. Vediamo. 37. Mi piacciono le MILF. Coglione. Sì, montata insieme a tua madre. Per crack sei impossibile da ingravidare la vecchia insieme a tutte e due in lacrime. Conosci la macro genofilia? Di dove sei, bella MILF? Milano. Tu? Molto meglio così. Potrei adorare i miei 20 centimetri reali duri. Pochi. Io ne cerco almeno 24 qui. Ora in vacanza in Trentino. Sposata? È di Milano anche lui. Che strano, eh? Purtroppo sì. E vuoi cazzi extra? Certo, sono qui per questo. Abbastanza. No, perché non devi essere troppo, capito? Voglio fottere con te. Io come una bestia. È partito, avevo chiesto il culo abbastanza. È partito il sì, si è chiusa la vena. Ti è partito l'embolo, eh? Sei un toro. Oh, cazzo duro quello, sì, vabbè. Ultima cornificata a tuo marito quando? 3 giorni fa. a Natale con mio cognato. A Natale con un suo amico dopo il cenone. Credi che tua madre soffrirebbe sotto quanto avevi letto? Saresti nei scavi femminili di casa? Sopporteresti di nuovo il pancione, mamma? Questo no, raga, io basta, non ce la faccio più. Cioè, dove ti ha fottuto? In bagno. Mentre gli altri giocavano a tombola. Bravi stronzi, bravi, mazzi. Giocate a tombola, eh. Figa. Figa. Senti, ora sono in montagna. Questi cazzi ci... Torno il 2. Ci vediamo il 2 o il 3. Il 2 sera. 3. Già... Ma che cazzo? Vabbè. Ah, quella, okay, che si crede la mia fidanzata. Trova un motel vicino Navigli, che ho degli impegni lì il
2. Così, poi si chiude la chat e lui non mi rivede, cioè come fa? Capito? Non mi ha chiesto il numero, non mi ha chiesto niente. Ogni tanto fa il birichino e si alza, tipo la mattina appena sveglio. Ma ora è tranquillo. Ma chi? Tuo marito? Ti contatterò io. Tipo agenti segreti. Sì, giuro io. La parola d'ordine a quello che ti rispondo è bobba. Aspetta, è io ti dirò al crepuscolo. Che al mio segnale stanno di inferno. Al crepuscolo non volano asini. E tu mi risponderai: non volano asini, ma i maiali sono pronti a partire. Ok? Sei una persona molto malata, lo sai? Tu, cioè, sono tipo i parole d'ordine, no? Quando, no, quello di entrare in un posto. Ho capito, ma capito? Una parola d'ordine. Che cazzo c'entra? Al crepuscolo non volano asini. È appunto per quello, è una frase che nessuno direbbe, quindi è per quello. Ma i maiali sono pronti a partire. È uno che, cioè, vabbè. Ok. No, io il 2 vedo riconnette e faglioni. Cioè, quello che volevo fare. Fermo. Al crepuscolo non volano asini. Non volano asini, ma i maiali sono pronti a partire. Oh, è una frase che mi è venuta così sul momento. Cioè, detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciamo 10.000 like per un prossimo episodio sulle chat sex, chat erotiche. Ma vai, io qua sto allibito, senza parole proprio. Allibito. Vai. Oppure allibito. Perché hai fatto appena i chat? Eh? Dillo, dai. Vabbè, comunque, mi raccomando. Ciao. Mi raccomando. Era tutto tra parentesi, sì, quello che vedrai adesso. Mi raccomando, passate sulla pagina Facebook e sui nostri profili privati e sui nostri profili Instagram, dove fra poco noi partiremo, anzi probabilmente saremo già in vacanza, e vi aggiorneremo sulle nostre sedute. Di chi? Boh, di cazzi. Perché al crepuscolo. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, è tutto. Ciao. Bella.